attenzione che ora parte. Amici, per chi sta seguendo i video del Defender 25, oggi lo proveremo dopo aver aggiornato il flight controller alla Betaflight 4.4, ma soprattutto dopo aver inserito una PVM frequency a 72 kHz e aver utilizzato dei filtri un po' diversi rispetto a quelli che c'erano sulla versione originale. Cercherò di farvi capire che cosa significa e che cosa è la frequenza PVM e perché impatta sul volo del nostro drone. Dunque, i motori vengono comandati dagli ESC in PVM, cioè una sorta di modulazione di suono che gli dice se andare più lenti o più veloci, quindi se effettuare delle rotazioni più lente o più veloci. Se si potesse trasformare in suono, immaginate un beep bip 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 che significa vai lento, oppure un bip 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 o via via sempre più lungo che significa vai sempre sempre più veloce, quindi bip 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 significherà gira velocemente, molto molto velocemente. Ora avete sentito io che distanza ci mettevo fra un suono e l'altro, quindi posso fare o bip 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 oppure bip 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 bip, però sempre la stessa dimensione del suono, quindi sempre lo stesso suono ma cadenzato a tempi differenti. Ecco la distanza fra un bip e l'altro, questa è la frequenza. Quindi noi possiamo scegliere se inviare le informazioni dello stato, quindi della velocità che deve avere il motore, possiamo scegliere se inviargliele molto velocemente o molto più lentamente. Se gliele inviamo con una certa velocità, il nostro motore riuscirà a comprendere tutti i movimenti dello stick ogni volta che noi modificheremo la velocità. Quindi se invece la frequenza è un pochino più bassa,
ovviamente lui prenderà queste informazioni con una certa distanza fra un comando e l'altro, e quindi il movimento potrebbe essere un pochino più scattoso perché gli arrivano delle informazioni un pochino più lente. Quindi fa pi 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 pi, gli arrivano un po' più lente e il movimento sarà più scattoso. Per contro, però, che cosa può succedere? Può succedere che c'è un eccessivo aumento di velocità di frequenza, può portare ad troppe informazioni che farebbero sfuggire al drone quelle informazioni di cambio di stato, e quindi lui agirebbe con un pochino più di lentezza al cambio di stato, al cambio di movimento. Ed ecco perché se tu vuoi un drone con cui ci devi fare delle gare e devi essere sicuro che non perda alcun tipo di informazione proveniente dal movimento degli stick, allora dovrai tenere una frequenza piuttosto bassa, va bene anche 24 kHz. Mentre se vuoi un drone che sia un pochino più morbido nelle reazioni e che reagisca con molta più tranquillità e non sia scattoso come i droni diciamo di racing, e quindi per esempio un drone come questo, che è un drone CineVoop che deve avere dei movimenti lenti, allora tiene una frequenza PWM molto più alta, molto più elevata. Vediamo adesso la situazione notch, perché è importante anche questo. Dunque, i motori quando girano ovviamente girano ad RPM sempre differenti, quindi a velocità per minuto sempre differenti. I motori non è che sono perfetti, sì, sono fatti con macchine CNC, ma non sono perfettissimi, quindi possono avere delle piccolissime differenze di peso da una parte e dall'altra, o i rotori o lo statore stesso un pochino differente, ma così anche le eliche possono essere calibrate in maniera differente. E quindi che cosa succede? Che man mano che girano, e anche a velocità differenti, creeranno delle micro vibrazioni. Queste micro vibrazioni si risentiranno all'interno di tutto quanto il drone, e soprattutto le risentirà il giroscopio. Sono dei MEMS, quindi sono degli strumenti che sono veramente sensibilissimi. Oltre a comprendere la posizione che ha il drone nell'aria, riuscirà a percepire anche quelle micro vibrazioni determinate dai motori. E che cosa fa lui? Il giroscopio non fa nient'altro che dire al flight controller di controbattere questi movimenti. Quindi se viene spinto dal vento in questa posizione, dirà al flight controller: rimettiti in quest'altra posizione. Ma purtroppo, se riceverà delle micro vibrazioni da parte dei motori, lui dirà al flight controller: controbatti queste micro vibrazioni, e quindi si innescherà un bruttissimo movimento oscillatorio che non dovrebbe in realtà esistere sul drone. Ed ecco che intervengono i filtri, cioè sul flight controller, quindi si può decidere se non far arrivare queste informazioni al giroscopio. Sì, ci saranno comunque le micro vibrazioni, ma non verranno indotte delle vibrazioni contrarie che lo faranno andare ancora più in movimento. E quindi man mano che i motori gireranno e che innescheranno delle vibrazioni sempre a frequenze differenti, queste frequenze verranno nascoste e non verranno ascoltate dal giroscopio. E questo è quello che ha fatto l'iFlight. Ora vediamo come aggiornare a Betaflight 4.4 e come fare ad impostare questi nuovi preset.